Allora, mister, il risultato di oggi dice che il Serralicò è stata un po' una piccola bestia nera per questo campionato, però ve l'avete sofferta anche oggi sul campo. Cos'è successo? Sì, no, dipende tanto dal Serralicò quanto dipende molto da noi. Sia l'andata che ci ha battuto nettamente e oggi che ci poteva battere, invece siamo stati bravi a guadagnare un bel punto. Ci serve la classifica e quindi onore al Serralicò, noi forse qualcosina da parlarci di Kerile un po' ce l'abbiamo. Dopo la vittoria di Busala arriva questo piccolo stop, forse in attesa domenica arriva la Fezzanese capolista, come la preparerete in settimana? Con la Fezzanese è facile preparare una partita e tanto si sa, si gioca contro la prima classifica e quindi gli stimoli penso ci sono. E affrontare la settimana come abbiamo affrontata noi probabilmente comporta poi a giocare la domenica così, soffrendo e lasciando sempre iniziative agli avversari. E quindi oggi, dico, la settimana prossima sicuramente sarà diversa da questa che abbiamo passato. L'ho detto già qualche tuo collega e non mi era piaciuta molto, però deve servirci l'esperienza da capire che comunque noi non siamo, non dobbiamo mai perdere l'umiltà, gli altri non sono. Non esistono squadre scarse, ci sono squadre che se la giocano, oggi sono giocate alla grande, hanno meritato il pari, meritavano di più. Sono contento di aver portato a casa un punto. Ecco.